Ciao ragazzi, allora benvenuti in questo nuovo video. Come da voi richiesto, ho fatto finalmente il video sull'acconciatura che avevo nel video precedente, Chic and Bright, Bright and Chic, non mi ricordo come si chiama. Questo qui è, diciamo, è un tutorial su come realizzare. Aspettate che abbasso un po'. Su come realizzare, insomma, questa acconciatura. Che comunque ultimamente si vede molto molto spesso sia sulle modelle durante le sfilate, nelle trasmissioni televisive, insomma si vede un po' dappertutto. Diciamo, molte volte per fare questa acconciatura viene utilizzata la ciambella, però diciamo che con l'utilizzo della ciambella questa acconciatura viene un po' più definita, nel senso che i capelli sono tutti perfettamente in tiro, c'è il buco in mezzo. Anche a questa sì, c'è il buco in mezzo, come vedete, spero si veda. Però comunque è diversa, vedete, non è molto definita, perché comunque è tutta un po' una cotonatura, frastagliati, eccetera, eccetera. Io ho deciso di chiamarla, però non so se tecnicamente si chiama così, il nido di rondine, perché comunque è rotonda, con questo buchetto al centro sembra un nido di rondine, tutti rametti frastagliati, eccetera, eccetera. È davvero semplicissima da realizzare, ci vuole un po' di pazienza, ecco, nel codonare i capelli e sistemarli in modo che venga un cerchio, come vedete. E io sono piena di mollettine. Ragazze, queste qui perché purtroppo ho sia dietro che qui davanti ho i capelli molto corti, infatti qui c'è uno sting, un ciuffo, molto corti, quindi tendono a scappare e devo mettere un quintale di queste mollettine, perché comunque non ho trovato nessun gel che sia molto molto forte che le tenga senza che svolazzi, che tenga i capelli senza che svolazzino. E anche se fosse, ho trovato una lacca molto, 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 molto forte, però durante la giornata tendevano comunque a spuntare fuori questi capelli malvagi. Che infatti ci sta qui sopra. Niente, è semplicissimo, ve l'ho detto. Di cosa avete bisogno? Di un elastico, diciamo della lacca, una bomboletta di lacca. E delle mollettine, io ho utilizzato sia queste qui proprio a mollettina, che diciamo sono quelle che si aprono, e poi ho utilizzato anche le forcine, queste qui. Spero si veda. Le forcine le ho utilizzate per infilzare il mio nido, e invece queste le ho utilizzate soprattutto per bloccare i capelli che fuori escono. Niente, io spero appunto di esservi stata utile e andiamo a vedere come ho realizzato la pettinatura. Iniziamo pettinando tutti i nostri capelli e facendo una coda molto alta. Ora ovviamente con un elastico lego la mia coda. Con una spazzola vado a cotonare tutta la mia coda. Comincio a creare un cerchio con la mia coda. Se preferite, per facilitarvi l'operazione, dividete la coda in due. Ed ovviamente per fissare il tutto utilizzo delle mollettine e delle forcine ed infine applico la lacca. E il nostro chignon a nido di rondine è terminato. Spero che questo video vi sia stato utile, vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!